commento libero così? Sì. Cosa devo fare? Neanche lo guardo il foglio, nel senso che Caserta stasera ha approcciato la partita con una squadra che non aveva due giocatori importanti, perché Allen e così non giocavano, e loro hanno fatto quello che ci si aspettava, nel senso che ci hanno aggredito, giocavano ad alto ritmo, in difesa ci pressavano, cercavano di toglierci i nostri punti di forza, e noi molto banalmente siamo venuti qui non pronti come ci avremmo dovuto, nel senso che al loro primo pugno, tra virgolette, abbiamo subito, e a tutti gli altri che sono arrivati non siamo mai riusciti a reagire. Questo ha determinato il risultato, perché adesso, a prescindere dal meno 16 finale, ci sono stati anche vantaggi molto più grossi e si spiegano così, nel senso non siamo mai riusciti a entrare in partita, e invece loro sono stati sul pezzo tutto il tempo, molto banalmente. Ma quindi, sapendo delle assenze importanti di Allen e Cousin, non ve l'aspettavate una Juve Caserta così marcatamente dominante? No, è proprio quello il punto, cioè una Caserta così ha vinto con Forlì a Forlì, è la stessa identica squadra, quindi non è che si sia rivoluzionata nel frattempo, il coach ci aveva anche avvisato di questo e non so neanche cosa dire, cioè sinceramente evidentemente nel nostro inconscio non eravamo pronti abbastanza, pensavamo di aver capito che tipo di partita stessimo andando ad affrontare, e invece ne è arrivata un'altra totalmente diversa, direi. E intanto complimenti a Caserta, perché ha giocato una partita molto buona, onestamente l'avevo già visti, avevano due assenze pesantissime, perché Allen e Cousin secondo me sono giocatori importantissimi per Caserta, ma l'avevamo già visti vincere a Forlì in questa situazione di difficoltà, quindi sapevamo che era una squadra pericolosa, sarà completa, starà bene, sicuramente può giocare per i piani alti della classifica. Lo dico avendo incontrato già Forlì, avendo incontrato Udine, che sono due ottime squadre. Caserta ha vinto sia a Udine che a Forlì, e onestamente questa sera noi abbiamo incontrato tante difficoltà per come gioca la squadra di Gentile, per come è preparata tecnicamente e tatticamente. Detto questo, dal canto nostro noi abbiamo giocato una partita non buona. Da un lato, in attacco non abbiamo preso fiducia al tiro, abbiamo un giocatore come Rodney Clark che è importantissimo per noi, non solamente lui logicamente, però diciamo, i nostri giocatori più importanti hanno fatto fatica a entrare in partita in attacco, sbagliando tiri aperti, tiri buoni, mi riferisco a Rodney Clark, ma anche a giocatori come Mario Gersetti, come Tommaso Raspino. Abbiamo fatto fatica a entrare in partita, a prendere fiducia in attacco. Da un punto di vista difensivo abbiamo giocato una partita non positiva. Noi siamo una squadra che esprime un'aggressività superiore e questa sera siamo stati deficitari da questo punto di vista. Quindi in attacco da un lato abbiamo fatto fatica proprio a prendere ritmo. In difesa ci è mancata la consueta aggressività. È venuta fuori una non partita, sotto di 20 già i primi due quarti, e non siamo mai riusciti a, diciamo, accorciare per creare timore a Caserta. Quindi dal mio punto di vista una partita viene dopo 5 vittorie consecutive, quindi probabilmente un bagno di umiltà è utile ed è importante per la squadra. Ci dispiace anche per i nostri tifosi, per il gruppo di tifosi che, così come è venuta San Severo, è arrivato fino qua con un viaggio lungo, e ci dispiace per loro perché hanno assistito non a una partita che, diciamo, buona da un punto di vista agonistico. Tutto qui. Quindi un bagno di umiltà utile per riprendere dall'atteggiamento difensivo, dallo sbucciarsi le ginocchia,
che oggi onestamente è mancato. Abbiamo giocato una partita in punta di piedi e noi non ce lo possiamo permettere. Parlare della partita, volevo ufficialmente ringraziare i miei collaboratori, perché voi vedete solo quello in campo, ma non vedete tutto quello che succede prima, sia a livello fisico, sia a livello tecnico, le preparazioni, tutte le cose varie. Quindi ci tenevo, perché chiaramente questi momenti belli di vittoria e di successo io voglio chiaramente condividerlo con loro e con tutta la società. Quindi, dato che io sono a stesso stretto contatto con loro tre, ci tenevo a ringraziarli davanti alla stampa. Questo ci tenevo molto, perché c'è un lavoro non facile, perché poi le preparazioni della partita, le scelte, la preparazione fisica, metterli in campo partita dopo partita, tenerli in condizioni, non è una cosa semplice. Quindi di tutto volevo ringraziarli, perché poi parliamo della partita. La partita è chiaro che quando noi mettiamo questo tipo di intensità, questa voglia di lottare, tante piccole cose vengono coperte, come chiaramente la mancanza di due giocatori e tra parentesi anche Tommaso Bianchi l'altro giorno si era scavigliato, ha provato 5 minuti prima della partita e onestamente ha fatto uno sforzo fisico per pestarci. È stata anche una partita super per lui, perché chiaramente contro una squadra che sapevamo fisica e ci metteva le mani addosso, loro venivano da 5 partite di fila vinte, quindi veramente una grande squadra e noi abbiamo fatto tutto il possibile per metterli in difficoltà e a tratti ci siamo riusciti. Poi chiaramente nel terzo e quarto quarto un po' la stanchezza ci è venuta meno, è chiaro che poi gestire 20 punti siamo stati anche un po', ci siamo anche un po' frenati, però devo dire la verità, alla fine siamo stati bravi, perché non era assolutamente facile. Quindi tutte le cose che avevamo preparato alla fine sono andate abbastanza bene, tranne qualcosa, ma il resto possiamo essere più che soddisfatti della prestazione, togliendo la vittoria, onestamente. Leonardo, prima Alex Minelli ha fatto i complimenti a Caserta, perché al di là dei nostri demeriti, però ci sono tantissimi demeriti di Caserta, in particolare sulle scelte, proprio a testimonianza, ne approfitto perché sono loro, delle scelte tattiche che hanno fatto sui nostri giochi, in particolare situazioni piccherole, che loro credono molto da quelle situazioni. Ha detto che hanno funzionato, li hanno messi seriamente in difficoltà, da lì loro hanno perso fiducia in attacco perché non riuscivano a giocare e poi l'hanno guardata anche in difesa. È apprezzato, diciamo, il fatto di giocare su determinati ritmi, perché la Caserta quando gioca su quei ritmi è una squadra che mette in difficoltà. Quindi anche nelle emergenze la Caserta è riuscito comunque a rimanere, diciamo, coerente con un piano partita e a dare intensità a quel tipo di piano partita. Sai, è quello che vi ho detto prima, è chiaro che io il pomeriggio, la mattina, quando vengo nell'ufficio sopra, trovo sempre loro due con Bimbo, oltre che preparano il caffè, sono bravi. Trovo sempre dei lavagnetti pieni di problematiche, mi mettono sempre in difficoltà tutte le volte, trovo scritto questo gioca, mi mettono chiaramente tutto a disposizione, perché io, e poi chiaramente le scelte le devo prendere io, giustamente, perché sono io il capo allenatore, le scelte le prendo io, però loro sono bravissimi tutte le volte che preparano le partite e se ne vedono tre o quattro, non se ne vede uno, quindi preparare 3-4 partite, preparare tutte le situazioni da dare anche ai giocatori non è una cosa semplice, ripeto, non è semplice, e devo dire che stasera le scelte che abbiamo fatto sono andate in porto. È chiaro che noi ogni volta che prepariamo le partite abbiamo due opzioni, la A e la B, stasera si è passato solo la A e è andata in porto. Poi ripeto, siamo stati bravi anche a punirli nelle loro difficoltà, perché chiaramente noi ci siamo prefissati di attaccare l'Osolo in tutte le salse, quindi di farlo stancare, di aprire il gioco tramite lui, e quindi alla fine, ripeto, poi quando si vince siamo tutti bravi, le scelte e questo e quell'altro. Devo dire che la cosa che mi fa piacere è che veramente stiamo incominciando ad avere, prendere coscienza dei nostri mezzi, a dare continuità ai risultati, cosa che non è semplice. Perché siamo sempre in emergenza. L'altro giorno
siamo stati a spulciare, diciamo, ma quando è che abbiamo fatto una settimana intera di allenamento? Una sola volta prima di Udine. Il resto purtroppo siamo sempre in emergenza e non è facile, non è facile. Ragazzi, onestamente sono stati bravi a reagire e a giocare una partita solida per 40 minuti. Un altro merito è che trovare un'identità sia tecnica che tattica, non avendo mai la possibilità di allenarti con tutti quanti, è un grande merito, perché vuol dire che i ragazzi, al di là dell'aspetto, diciamo, tecnico e tattico, dal punto di vista mentale, si sono ormai incanalati in un discorso... Sì, sì, no, io devo dire anche i giovani che ci danno una mano, sono fondamentali, sono importanti. Stasera ne avevamo 3 o 4 in panchina, purtroppo noi senza 3 giocatori abbiamo bisogno che loro ci diano una mano, e devo dire la verità, sono sempre disponibili, perché loro si allenano con noi, poi vanno con l'Under 18 e devo dire ci fanno allenare, questo è fondamentale. Infatti quest'anno, quando abbiamo messo su la squadra, incominciato a costruire la squadra, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo costruito 2 squadre giovanili, perché chiaramente noi abbiamo bisogno di ragazzi per farci allenare, perché purtroppo capitano infortuni e capitano problematiche. Noi dai 12 ai 14 giocatori per allenamento fortunatamente ce l'abbiamo, e soprattutto ci fanno allenare, quindi l'intensità in allenamento c'è e la competizione c'è, e quindi voglio dire, noi avevamo preparato tutto anche con i ragazzi che ci avevano dato una mano, perché poi Bianchi all'ultimo secondo, all'ultimo minuto proprio ci ha dato la disponibilità, altrimenti i ragazzi li dovevano giocare, tutto qua.